Oggi siamo venuti nel comune di Petrosino e così abbiamo fatto un blitz nella stanza del sindaco per vedere se il sindaco c'era, perché molto spesso si dice che i dipendenti comunali vanno in giro, allora abbiamo visto se il sindaco ci fosse e il sindaco l'abbiamo trovato al suo posto che lavorava e gli abbiamo chiesto se cortesemente voleva fare un'intervista con noi e ha detto subito certamente e quindi ora lo tartesseremo di domande buongiorno sindaco buongiorno, devo dire che è un blitz piacevole perché eh, per la verità sono sempre qua al municipio 24 ore su 24 siamo al lavoro 365 giorni all'anno eh, abbiamo a che fare con tante cose, tante questioni da affrontare riceviamo i nostri cittadini, riceviamo chiunque ce lo chiede e eh, avere diciamo, una visita vostra è assolutamente piacevole e gradita allora, che cosa stava guardando nelle sue carte stamattina? Stamattina siamo all'indomani di un consiglio comunale che per la verità è stato molto particolare. Probabilmente sarà anche l'ultimo consiglio comunale di questa consigliatura. Eh, ieri abbiamo approvato quattro convenzioni col Comune di Marsala, un evento storico perché per la verità avevamo una serie di servizi e di questioni in comune con Marsala che non erano state da 36 anni mai regolate. Quindi ieri il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato eh, le convenzioni sia per far ripartire un'opera. Che era rimasta assolutamente eh, inutilizzata per troppi anni e che è il depuratore, quindi permette di dare anche diciamo, un percorso di civiltà su questo fronte. Poi un servizio cimiteriale che è comune anche con una parte della cittadinanza marsalese, e anche lì abbiamo messo insomma, delle regole. Poi ancora il servizio di trasporto per quanto riguarda soprattutto l'utenza scolastica. E qui avremo anche la possibilità di dire la nostra su un servizio che vogliamo rendere assolutamente molto più effic efficiente e a misura diciamo, dei nostri ragazzi che vanno a studiare eh, fuori dal nostro confine comunale, anche quindi nel, nella direzione di un diritto allo studio più agevole. E infine. Da qui vanno sia a Marsala che a Mazzara? Per la verità i nostri studenti sono un po' anche divisi, eh, diciamo a seconda anche dell'indirizzo di studi che intraprendono tra, nelle diverse città vicine. Noi abbiamo un istituto Geometri per quanto riguarda le scuola, la scuola secondaria, ma poi se uno decide di scegliere altri indirizzi, eh, verosimilmente può anche viaggiare verso Marsala, verso Mazzara o perfino verso Trapani. Questo è un po' quello che succede. Ma il trasporto urbano, diciamo, eh, che collega. Marsala-Petrosino è quello che sicuramente ha un'utenza maggiore e questo finalmente sarà regolato con un'apposita convenzione. L'ultima convenzione che è stata approvata è quella invece di un servizio idrico perché è chiaro che noi non possiamo come dire, fare estendere la nostra rete idrica eh, perché ha un costo eccessivo quando in realtà a poche decine di metri c'è la rete idrica di Marsala e questo è stato un risultato che abbiamo ottenuto grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione. Comunale di Marsala, che ringrazio pubblicamente. E poi, sempre ieri sera, in questo Consiglio Comunale, per la verità, abbiamo assistito, molto divertiti, ma in realtà è qualcosa che deve fare riflettere tutti quanti, ad un nuovo modo di fare opposizione. Io ho avuto un'opposizione, devo dire che in questo sono stato abbastanza fortunato che per la serie ha approvato in molte delle situazioni tutti gli atti deliberativi all'unanimità in molte altre si è astenuto qualche volta ha votato contrario senza spiegare le ragioni molto spesso ci siamo sentiti dire che non avevano letto le delibere anche ieri sera per la verità colpa e... io... loro <ride> questa è una, una di quelle cose la legge non la mette ignoranza. io avrei un certo pudore a dirlo però va bene abbiamo ascoltato anche questo, questo ritornello e poi a un certo punto abbiamo assistito anche anche a uh, questa uh, esposizione di un'opposizione che eh, difende una vecchia amministrazione eh, legge una serie di numeri buttati lì a caso e poi scappa, se ne sono andati nel momento in cui invece noi volevamo dare una risposta, finalmente poterci confrontare. Si è parlato di debiti, addirittura si è parlato di milioni e milioni di cifre, confondendo peraltro anche dei termini, perché una cosa sono i debiti, una cosa è un disavanzo, una cosa è un disavanzo tecnico, un'altra cosa è un'anticipazione di cassa. È un'ignoranza pura? No, è materia no, di volo? Credo che ci sia la voglia di confondere gli elettori. È un trucchetto che evidentemente hanno messo in campo. Da un lato mi fa piacere perché vuol dire se questo è il modo di confrontarsi eh, con noi e in qualche dire modo che non cercare, voglio dire che stiamo messi piuttosto bene. Noi la risposta l'abbiamo data, l'abbiamo data anche con i fatti perché in realtà l'unica volta che il Comune di Petrosino ha rischiato il dissesto finanziario è stato purtroppo nel 2011. La prima cosa che mi sono ritrovato a fare... E appunto per questo ho ottenuto anche l'assessorato... Nel 2011 dove il sindaco là, Giacalone non era il sindaco. Non ero io, era un altro il sindaco, eh, e quindi nel 2011 la Corte dei Conti ha sostanzialmente messo nero su bianco che il comune di Petrosino si trovava ad un passo dal dissesto finanziario, con tutte le conseguenze del caso. Questa è stata diciamo, la prima patata bollente che mi sono ritrovato di fronte. Da lì abbiamo iniziato una formidabile azione di risanamento finanziario, che abbiamo reso pubblico, che abbiamo eh, portato diciamo, eh, a conoscenza di tutti i cittadini, ma anche del Consiglio Comunale, con dei risultati ben. Chiari e questa è la risposta appunto che abbiamo dato dicendo che i debiti quelli per mutui, per opere realizzate in realtà sono diminuiti da 3 milioni e 2 a 2 milioni e 4 nonostante noi siamo riusciti a fare altre opere pubbliche e quindi qualche altro centinaia di migliaia di euro di debiti, invece ieri eh, si è voluto presentare le cose in altro modo, la verità è un'altra e questa forse è una cosa che dobbiamo fare riflettere. Io pensavo una cosa no? pensavo alla famiglia che è un'azienda, no? come l'azienda è il comune e... ma quando uno ha tanti debiti Vuol dire che ha messo tante opere. e voglio dire, Se io mi compro due appartamenti, tre macchine perché io, mio marito, mio figlio, e se io per esempio, che ne so, acquisto dei mobili particolari per la famiglia, mi faccio la piscina, eccetera, è vero che ho i debiti, ma ho anche i capitali. Quindi i debiti devono essere visti in funzione del capitale. Se io ho debiti e non ho niente, allora c'è da preoccuparsi questo è il buonsenso e ogni cittadino riesce a misurare appunto col metro del buonsenso e a dare una risposta che è sotto gli occhi di tutti, ma c'è qualcosa che dobbiamo invece, su cui dobbiamo riflettere innanzitutto i crediti, perché si, sempre, si parla sempre di debiti e mai di crediti eh, ci sono dei crediti che il comune di Petrosino vanta e che purtroppo io mi rendo conto non se ne vuole parlare perché probabilmente sono crediti che vantiamo nei confronti degli amici degli amici, che è, è, ha pagato zero per quanto riguarda la tassazione comunale. E questa è un'ingiustizia nei confronti invece di quel 60-70%, che poi è la quasi totalità della popolazione dei cittadini comuni, che invece pagano puntualmente. Quindi hanno pagato zero rispetto a quali? Da sempre. Non hanno... Rispetto a cosa? All'acqua? No, rispetto a tutto. Cioè, ci sono dei cittadini, noi abbiamo i, pri... i più grossi 10 evasori. Eh, che abbiamo individuato e sono delle attività commerciali, uno dei quali, questo eh, è chiaro che include anche il caso più emblematico che, che, che sappiamo che è sulle cronache e che riguarda appunto eh, Baglio Basile, ma ci sono anche altri soggetti. Il Baglio Basile non ha mai pagato nulla? Zero parliamo di zero e ci sono altre... Come ha potuto? Chi è stato colluso? Perché è una cosa gravissima questa. Ma io l'ho detto in diverse dichiarazioni, infatti quello che i cittadini devono chiedersi è perché si parla di debiti e nessuno mai parla dei crediti. Com'è possibile che il Comune di Petrosino abbia accumulato 5 milioni di crediti e nessuno se ne sia accorto? Com'è possibile che nessuno si sia accorto che c'erano degli utenti che hanno accumulato zero zero tasse pagate. io fossi la magistratura, a questo punto interverrei nel controllare nei sindaci precedenti se, per esempio, hanno avuto dei finanziamenti per le campagne elettorali da questi soggetti. Dire, non è che ci vuole tanto. E allora 2 più 2 fa 4 poi. E allora diventa una cosa dal punto di vista eh, legale, morale, etico, gravissima. E si dà al cittadino anche la contezza di dire la differenza la fa chi ha il coraggio di denunciare, chi ha il coraggio di mettere le mani laddove tutti invece scalzano e ve lo dice una giornalista che ha sempre avuto coraggio. Quindi mi piace molto il fatto che il sindaco stia dicendo questo, che sta dicendo tutti quei crediti avrebbero azzerato, quantomeno diminuito i nostri debiti. No, no, no. Avrebbero, avrebbero letteralmente, comunque, eh, portato una situazione veramente straordinaria e spettacolare la, la, le, le casse del nostro comune perché vi immaginate, con 5 milioni di euro nelle casse avremmo fatto molto, ma molto di più. Adesso riuscite a riprenderli? Cioè... Noi abbiamo intrapreso tutte le azioni possibili e immaginabili, abbiamo anche segnalato alla Corte dei Conti questa situazione abbastanza patologica e a tutte le istituzioni necessarie. Ma il punto è un altro, che bisogna dare anche degli impegni precisi alla cittadinanza e agli elettori, visto che ci accingiamo a una campagna elettorale. Io l'impegno che prendo eh, con tutti i miei cittadini è che io non candido e non voglio essere assolutamente circondato da, da queste persone che hanno abusato della cittadinanza e che non hanno mai pagato un centesimo di tasse e addirittura c'è chi si appropria indebitamente perfino della tassa di soggiorno. Se, parliamo di situazioni Gravissime, non ci saranno nessuno. E chiedono la tassa di soggiorno e poi non la versano al comune. Al comune non arriva assolutamente nulla, sono delle situazioni disastrose. Però, tornando al discorso dei debiti, io sono sconcertata. E eh, eh, questo è quello con cui noi abbiamo a che fare, ecco perché eh, diciamo eh, ieri abbiamo visto veramente. Dovremmo diventare poliziotti alla fine, non basta quello che facciamo. No, non è questo, bisogna, no, bisogna. Penso essere... che scorrere sempre dietro a queste persone, diventa faticoso. Diventa faticoso, ma noi siamo qui e eh, abbiamo tutta la determinazione di portare avanti un lavoro. Sarebbe molto bello che i cittadini da solo si autoregolassero, che avessero questo senso del, del, la, proprio il senso sociale della propria città. Dice io faccio questo perché lo, lo regalo non a chi, chi sia, lo regalo a amici, torna a me. Ecco, io vorrei questo. E, e volevo parlare proprio di questa cosa qua, perché ieri sera, ripeto, noi abbiamo capito perché a un certo punto si è abbandonata l'aula e si è scappati letteralmente, non si è ascoltata la risposta perché chi, chi eh, ha fatto certe dichiarazioni per dire era un ex amministratore che, figuriamoci, aveva deciso... Qual erano le tariffe da pagare, il giorno che è stato eletto Giacalone e è arrivato all'amministrazione ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria per non pagare le tasse che lui aveva deciso. Quindi si decide di far pagare gli altri e non pagare lui le tasse. Ha perso chiaramente, perché abbiamo vinto, abbiamo vinto ogni ricorso e ha dovuto pagare come tutti gli altri cittadini. Ma parliamo invece di un'altra cosa, perché i debiti o i crediti non possono essere misurati con cifre e non sono soltanto numeri che si buttano a caso. C'è un debito enorme che è morale nei confronti dei cittadini perché, nel momento in cui si lascia un paese, un comune con le strade malconce, con le scuole che cadono a pezzi, con un cimitero disastrato e inaccessibile, quando si lascia eh, le strade di Petrosino anche eh, come dire, piene di rifiuti e un litorale, una costa abbandonata, un paese morto, queste quello che abbiamo trovato. Questo è il danno e il debito più grosso che noi abbiamo dovuto colmare e ripagare. E questa è la cosa su cui i cittadini devono uh, riflettere molto. I debiti non sono un numero, i debiti sono un impegno non rispettato e sono condizioni di civiltà. Di eh, vivere e di cittadinanza per tutti quanti. Ecco, questa è la cosa su cui dobbiamo veramente riflettere. I crediti noi li recupereremo e sono convinto che la gente ha capito perfettamente dove sta il trucco e saprà anche che scelte fare. Quindi chiudiamo qua questo incontro con il sindaco di Petrosino perché quando poi le, le trasmissioni si allungano molto voi vi annoiate, quindi invece noi vogliamo che riflettiate tantissimo su quello che è stato detto fin qui, perché è fondamentale quando si deve votare, quando si sceglie di votare, votare chi è per il territorio. Chi ha dimostrato nei fatti, io ve lo dico sempre, non è che ve lo dico perché c'è il sindaco davanti, chi ha dimostrato nei fatti di fare cose per il territorio, allora vuol dire che è coerente, la coerenza deve essere ripagata. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie al sindaco che l'abbiamo trovato nel nostro blitz, che faremo ancora e a presto.